L'Atalanta torna in Europa dopo un solo anno di assenza e con la ferma intenzione di essere protagonista fino in fondo. La sua avventura parte qui al Gavis contro la squadra campione di Polonia, il Rakov. Era una buona opportunità per Jim City, insiste l'Atalanta però, altro cross. De Ketelaere! Atalanta in vantaggio! Colpo di testa vincente del belga, 1-0! Ruggeri può andare alla cross, in tre attaccano l'area di rigore, parte cross, Ederson, rete, Ederson, altra grande azione della Dea e siamo 2-0. Game over al Gavis Stadium, l'Atalanta gioca un gran bel secondo tempo, si pone per 2-0, inizia il suo cammino in Europa League con una vittoria. Estadio José Alvalade di Lisbona, Sporting contro Atalanta. Cop Miners. C'è spazio per Zappacosta, lo ha visto, immediato il cross arretrato! Scalpini! Sporting 0 Atalanta 1 al 32esimo! Lookman. Bella palla per Ruggeri, tutto solo davanti a Dan. Ruggeri, la palla arriva lì! Ruggeri! Il raddoppio dell'Atalanta! Non c'è più tempo! Ha vinto l'Atalanta, l'Alvalade con un primo tempo spettacolare! La Dea ha giocato un calcio divino! L'Atalanta cerca una vittoria che vorrebbe dire qualificazione con due turni d'anticipo in casa contro lo Sturm Graz. Nell'area piccola si muove Ederson sul primo palo, la palla è lì, la deviazione, poi Toloi! Anticipato! Palla si impenna, mette giù, Toloi cerca il tiro a giro! Contrasto, arriva la conclusione del traffico di Chip City che porta l'Atalanta in vantaggio, la partita numero 200. È finita l'Atalanta, batte lo Sturm Graz, Atalanta qualificata. Sporting Clube de Portugal Atalanta, atto terzo, si gioca a Lisbona l'andata dell'ottavo di finale di Europa League tra le squadre di Amorim e Gasperini. Squadra di campo senza giocatori dell'Atalanta, apre sulla sinistra per Paulinho, controlla Paulinho. Paulinho! Il vantaggio dello Sporting Lisbona. Occhio Lookman, regalo della difesa dello Sporting in uscita Israele. Miracuk la porta è vuota, Scamacca controlla, al limite Scamacca se la sposta sul sinistro. Scamacca! La pareggia l'Atalanta, Gianluca Scamacca su gentile concessione dello Sporting di Lisbona. Tempo scaduto, finisce 1-1 tra Sporting di Lisbona e Atalanta. Gentili signore e signori, buonasera. Queste immagini vi giungono dal Gavis Stadium di Bergamo, dove stanno per affrontarsi l'Atalanta di Gianpiero Gasperini e lo Sporting Lisbona di Ruben Amorim. Palla su Gyökeres, Pedro González davanti al portiere. Il gol del vantaggio. Ederson. Evitato Trincao, batte il cross, attenzione a Miracuk che sfiora il secondo palo a rete, Lookman, 1-1. Scamacca, d'esterno sulla destra, pallone per Miracuk, cross, Scamacca, rete, Scamacca, ancora Scamacca. È finita l'Atalanta, passa il turno e si va ai quarti di finale. In un tempio del calcio mondiale l'Atalanta prova a regalarsi una notte da sogno. Benvenuti ad Anfield, l'andata dei quarti d'Europa League. Un saluto da parte di Federico Zancan e Luca Marchegiani. Si apre un varco per Zappacosta che parte sulla corsia. De Ketelaere, Scamacca, anche Ruggeri arriva. Zappacosta, Scamacca! Il gol dell'Atalanta in contropiede. Scamacca colpisce ancora. Quinto gol nelle ultime sette. Zappacosta, ottimo pallone per De Ketelaere, attenzione a Scamacca, liberissimo, Scamacca, la mette dentro, la bandierina rimane giù, Scamacca, la doppietta, stare con a te, arriva Pasalic, c'è De Ketelaere, Scamacca dentro, Ederson, Keller, arriva Pasalic e la mette dentro, il terzo gol dell'Atalanta, Pasalic. È finita, una notte da sogno, un'Atalanta perfetta. Una provincia intera con il fiato sospeso è la partita più importante della storia dell'Atalanta. Parola di Gianpiero Gasperini dopo il capolavoro di Anfield. La Dea cerca di raggiungere la seconda semifinale europea. Ruggeri spinge il Liverpool, Alexander Arnold chiede il tocco di mano, rigore. Rigore per il Liverpool, Salah parte, Salah spiazza Musso, Liverpool è in vantaggio. È finita
velodrome di Marsiglia. Un saluto da Maurizio Compagnoni. Giancarlo Marocchi. Dublino è un sogno che l'Atalanta vuole realizzare con la tenacia tipica della gente di Bergamo. Pedersen, Kopmeners, zona tiro, Kopmeners, palla dentro, il suggerimento per Scamacca, porta il tiro, rete, rete, l'Atalanta in vantaggio, ancora lui, Scamacca. Con doppia, gira Bebba, parte il tiro, palo, rete, la palla è entrata, ha pareggiato l'Olympique Marsiglia. Game over al Velodrome, finisce 1-1 la semifinale di andata tra Marsiglia e Atalanta. Dalla Gavi Stadium di Bergamo, un saluto da Maurizio Compagnoni e Luca Marchegiani. È la partita più importante in 117 anni di storia. L'Atalanta può conquistare la sua prima finale europea. Lukman, punta Lukman, può arrivare in zona tiro. Lukman, sterza Lukman, col destro Lukman, rete, rete, Atalanta in vantaggio, gran gol di Lukman. Lukman si butta dentro Ruggeri, palla per il terzino col destro, Ruggeri, Ruggeri, gol strepitoso sotto la curva che impazzisce, l'Atalanta va sul 2-0. Operato da Pilaturè che se ne può andare, punta in velocità Balerdi, se ne va Pilaturè, davanti al portiere, Pilaturè, rete, 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 l'Atalanta vola a Dublino, impazzisce il Gavis, per la prima volta nella storia l'Atalanta è in una finale europea, è finita. L'Atalanta è in finale di Europa League, ha battuto 3-0 il Marsiglia. Benvenuti a Dublino, è arrivato il momento di abbracciare la storia. La Dea gioca la sua prima finale europea, è la finale di UEFA Europa League. È Atalanta, Bayer Leverkusen. Ancora Zappacosta, ha trovato bene, buono anche il controllo. Zappacosta in aria, cross, la palla arriva, Lukman! Dall'altra parte c'è Lukman, Scamacca si guarda intorno, non ha visto Lukman, porta il pallone verso di lui, Scamacca contro Ta, Scamacca guarda la porta, adesso Lukman, uno contro uno con Tanzoba, Lukman doppio passo, Lukman! Ademo la mia! Lukman è lui, l'eroe della serata, la stella più bella nella notte di Dublino! È finita! La Dea in paradiso! L'Atalanta bergamasca calcio! La UEFA Europa League, Gasperini vince il trofeo, lo vince Bergassi, lo vince Bergamo e tutta la provincia. L'Atalanta vince la UEFA Europa League, tutti insieme la alzano in alto nel cielo di Dublino.